mi dispiace che dopo un pomeriggio fatto il primo esercizio non so più cosa dire. Intanto forse è meglio presentarsi anche per dire che è per te così e diciamo che andiamo anche nel tema della cittadinanza. Intanto per me oggi è un giorno, sono contento di quello che sta avvenendo oggi a Belmonte, perché una cosa di cui Belmonte aveva bisogno, perché tutti sappiamo la situazione belmontese, a che punto è arrivata, da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista della discussione tra i cittadini. Finalmente questo momento è un momento di dialogo vero per portare avanti i problemi di questo paese. Io questa data la scriverò perché sono convinto che questo gruppo di giovani sarà capace, con l'aggregazione di altri cittadini. Io mi propongo sin da subito per quello che potrò fare, disinteressatamente per quello che servirà, perché riconosco che più che la politica, oggi c'è bisogno dei cittadini. Se questo gruppo sarà capace di sollevare le coscienze di Belmonte, non c'è bisogno di scegliere il grande uomo da portare avanti. Sarà automatico poi che le cose vadano bene, perché e i cittadini che saranno capaci di trasportare chi aveva la responsabilità politica di questo paese. E quindi io ritengo che sia più importante questo servizio che altro, perché non vorrei che poi si cercasse l'uomo che risolve tutto, ma poi non sarà capace perché sarà coinvolto dalle situazioni. E quindi di questo, io quando sono entrato sono stato innamorato di questi messaggi, e allora bisogna continuare a portare avanti, quindi a fare discussione su questi messaggi, perché a Belmonte succedono le cose che voi avete intravisto. I diritti non favori, perché a Belmonte e anche in altri paesi, anche nel ricordo quello che diceva Peppino Ciancimino, che al sud purtroppo anche le cose che nascono bene vengono fatte male, perché il diritto che il cittadino ha poi diventa favore, c'è chi li profitta per trasformare il diritto del cittadino in favore. Il fatto, la sicurezza, non potete, tutti questi messaggi che avete dato, secondo me vanno sviluppati con conferenze, con discussioni, in modo tale che sia allargata la discussione agli altri cittadini e può essere un mezzo di risolvere le proprie coscienze e far capire che chi avrà l'onere di portare avanti i problemi del paese deve essere al servizio e non con il quale può alla fine poter imporre dei progetti sbagliati e portare il cittadino a, invece di migliorarsi, ad indietreggiare nei suoi diritti. Grazie. E lo ringraziamo perché lui non è di qua vicino, lei ci dice di dove è, quindi ci fa un supporto a distanza, anche se già abbiamo avuto una condivisione.